Il tema dell'ansia è un argomento particolarmente importante e caldo, in quanto è un fenomeno largamente diffuso, soprattutto dopo tutto quello che è successo e sta succedendo negli ultimi 2-3 anni. Oggi cercherò di inquadrarlo non come un mostro dagli effetti devastanti, ma voglio considerarlo come un'espressione di una nostra parte in disequilibrio, per motivazioni spesso molto profonde. Pensa che qui nel mio studio circa 4 persone su 5 testimoniano di aver avuto o avere ansia. Esistono però delle tecniche con cui è possibile dialogare con questa parte di noi in modo semplice e rispettoso per riconvertire quest'ansia da spettro terribile e paralizzante a fedele alleato nei momenti di emergenza. Guardando l'ansia da un punto di vista psichico e fisiologico, non è altro che un momento di preparazione di reazione dell'organismo a un allarme. Ed è una cosa del tutto naturale, nell'uomo come negli animali, per la sopravvivenza. L'organismo, attraverso delle trasformazioni chimiche, ci consente di affrontare in modo ottimale ciò che viene percepito come minaccia tramite attacco-fuga, che sicuramente avrai sentito tante volte. Ma cosa succede realmente? In una situazione reale di pericolo, o solo percepita come tale, immaginata come tale, il nostro corpo altera le funzioni fisiologiche. Ad esempio aumenta il ritmo cardiaco, la frequenza degli atti respiratori, la bocca si secca, la pupilla si dilata per vedere meglio, il sangue viene deviato dal sistema digerente al sistema muscolare, perché non è una priorità digerire se devo scappare o combattere, e anche le onde cerebrali si modificano. Tutto questo va bene per la nostra sopravvivenza e per la nostra funzione adattativa, cioè è utile per compiere scelte adeguate, ma diventa patologica quando si prolunga nel tempo e soprattutto quando non è giustificata da un pericolo imminente o reale. Quante volte ci capiterà nella vita di affrontare un leone? Ma se quel leone è il nostro capo, è il nostro ex marito? E non lo stiamo neanche realmente incontrando, ma stiamo solo immaginando e anticipando con la mente quello che succederà. Ecco che si genera l'ansia, cioè sull'anticipazione del futuro. Quest'ansia, se non gestita, è armonizzata, può ridurre le nostre possibilità, invadere la vita fisica e relazionale, può sfociare da un lieve disagio a una sensazione di irrealtà fino anche al panico in forme più acute. Intanto ci tengo a ribadire che, anche se è cosa nota, che sedare la sintomatologia ansiosa con psicofarmaci non significa mai guarire. Ciò su cui bisogna lavorare sono le situazioni che evocano l'ansia, ovvero il momento in cui la persona ingigantisce la difficoltà inserendo mentalmente tutte le conseguenze negative di una realtà distorta, di cui immagina i pericoli che in realtà non esistono. La reazione fisiologica può essere corretta solo distogliendo la mente dai pensieri e dalle immagini terribili che la persona ha prodotto dentro di sé. Solo così cala immediatamente l'ansia. Tutto questo si può imparare con tecniche appropriate, per esempio la PNL, la programmazione neurolinguistica, ma anche semplici tecniche per rallentare la respirazione, come il metodo Buteyko che insegno, o altri metodi di respirazione possono essere una svolta. Se la sindrome ansiosa si prolunga nel tempo, la salute può subire danni che alla lunga possono provocare patologie. Ad esempio sappiamo che negli stati di ansia la secrezione degli enzimi digestivi diminuisce. Se questo stato è prolungato nel tempo, il cibo nel tubo digerente comincerà ad andare incontro a fermentazione e putrefazione, bloccando l'assorbimento selettivo di molti nutrienti importanti nell'intestino tenue. E tale situazione poi indurrà un ulteriore stress sul sistema immunitario, rendendolo più vulnerabile all'insorgenza di malattie. E poi ci saranno anche proteine indigerite, che potranno penetrare attraverso la barriera della mucosa intestinale, inducendo l'insorgenza di reazioni allergiche, o lo stomaco potrà andare incontro all'ulcera e così via. Ora, non voglio innescarvi ansia con questo discorso, ma solo farvi capire che è importantissimo intervenire bene e interrompere questo ciclo, senza appunto innescare l'ansia dell'ansia. Quindi, ecco i miei consigli. Numero 1. L'alimentazione è il primo fondamentale strumento che ognuno ha a disposizione. In particolare sono molto utili 4 aminoacidi, l'istidina, il triptofano, la glicina e la taurina. Si trovano in gran parte nei cereali integrali, nei legumi e in gran quantità nella soia. Pertanto una dieta vegetariana corretta non prevede carenze, anzi riduce l'aggressività e la paura che possono essere indotte dall'eccessivo consumo di carne, ad esempio.
Anche il cromo, insieme a vitamine, calcio e magnesio, è utilissimo nel combattere l'ansia, le paure e la depressione, e lo troviamo anche lui nei cereali integrali, nel lievito di birra. Particolare attenzione vorrei porre ai nervini, quindi caffè, tè, Coca-Cola, che vanno assolutamente eliminati o fortemente ridotti. Ci tengo a ricordarvi che gli ortaggi offrono tutta la gamma dei minerali e delle vitamine essenziali per il corretto funzionamento dell'intero organismo, e portano anche ad alcalinizzarci, soprattutto a livello del sangue, così i soggetti ansiosi che tendono a accumulare acidi vengono, diciamo, basificati. Il consiglio numero 2 è la meditazione con visualizzazioni, perché il lavoro sul respiro riduce fortemente la reattività e dà enormi benefici sulla prevenzione anche di futuri attacchi di ansia, di paura o anche sulla depressione. Ha mille effetti positivi la meditazione. In questo caso visualizzare un luogo a noi particolarmente caro o un ambiente naturale ne può aumentare gli effetti benefici. Inoltre può essere molto utile per chi ama i colori visualizzare per qualche minuto colori freddi come il viola, il blu, il verde, che donano uno stato profondo di rilassamento, mentre i colori caldi come il giallo, l'arancione e il rosso danno un effetto più energizzante. Terzo consiglio è il movimento fisico. È molto utile ovviamente allenarsi, aiuta a scaricare il corpo e creare un equilibrio biochimico. Il mio consiglio è di andare su un tipo di allenamento funzionale, quindi a corpo libero o lo yoga, o anche semplicemente una camminata, però abbastanza spinta, sicuramente può aiutare. Consiglio numero 4. Anche la compagnia con le persone giuste può fare tutta la differenza. Ridere, scherzare in una condivisione di momenti piacevoli va a cambiare tutto il nostro stato emotivo. Consiglio numero 5 è la digitopressione degli agopunti. In particolare per gli stati di ansia ci sono 3 punti che possiamo utilizzare. Uno è qui sulla linea dei capezzoli sullo sterno. Si chiama REN 17 o vasoconcezione 17, il punto della Zhong Qi, l'energia di cuore e polmoni, quindi andare a stimolarlo magari anche mentre faccio visualizzazione mi può aiutare tantissimo. Un altro punto è cuore 5, che si trova sulla piega del polso, sulla parte più esterna, di qua passa il meridiano di cuore, siamo proprio sulla piega del polso, toccando trovate una fossettina, gli agopunti sono sempre delle zone leggermente concave, e poi c'è PC6 che troviamo qui a due cuneo, cioè due dita, due pollici di distanza dalla piega del polso, al centro, nella parte interna, per i cardio 6. Quindi vasoconcezione 17, cuore 5, per i cardio 6. Posso massaggiarli col dito, col pollice, quindi in digitopressione, magari mentre lo faccio sono in meditazione, sto visualizzando un colore, magari il verde e il blu, che sicuramente armonizzano e riequilibrano. Bene, contro ogni regola per tenere chi segue fino all'ultimo vi ho dato subito i consigli. Ora invece vi parlo della visione energetica dell'ansia, ma se rimani ti assicuro che porterai tantissimo a casa. Secondo la medicina tradizionale cinese, la causa delle sindromi ansiose e depressive è un'agitazione patologica dell'energia vitale chiamata Shen, che può derivare da uno squilibrio sia esterno ma anche interno, cioè emotivo, ma anche dagli stili di vita. Lo Shen è strettamente legato ad altre energie interne, tra le quali la più importante è il Jing, la nostra energia vitale. Infatti quando l'energia Jing è fluente, lo Shen rimane attivo e vigile, mentre quando è in deficit lo Shen ne risente perché è poco nutrito. Inoltre ci sono fegato, cuore e milza, che sono 3 organi deputati alla trasformazione, conservazione e distribuzione dell'energia sotto forma di sangue. E quest'ultimo è proprio il veicolo dello Shen. Infatti, per farti un esempio, una diagnosi di MTC per l'ansia può essere un deficit di sangue di cuore. Però anche un'errata alimentazione può portare a un'alterazione del sangue e questo può influire sull'attività dello Shen. Però se la vediamo dal punto di vista emotivo ci può essere una forte irritazione, un colpo di rabbia, rancori di lunga durata che portano a un'alterazione dello Shen e uno squilibrio che può manifestarsi con una sindrome ansiosa o depressiva. Le sindrome ansiose e depressive più frequenti sono legate alla rottura dell'equilibrio tra acqua e fuoco, tra lo Zi, la volontà dei reni, e lo Shen, il mentale. L'MTC infatti considera l'ansia come una follia agitata, uno yang che sale, e la depressione come una follia calma o un deficit di yin, che in forma cronica può portare a un'alternanza delle due logge della trasformazione dello yin e dello yang.
Per quanto riguarda gli stili di vita, per capire cosa intende la medicina cinese per stile di vita, occorre introdurre due concetti fondamentali, che sono il sé maggiore e il sé minore. Nel sé maggiore, nel nostro sé reale, possiamo vedere rappresentata la forza vitale universale che si manifesta in ogni essere umano, il divino presente nell'uomo. Quando entriamo in contatto con le energie del nostro vero sé, congiungiamo la nostra forza vitale con quella degli altri esseri umani e delle cose che ci circondano, diventando un'unica entità. Il raggiungimento di questo stato ci porta a una consapevolezza che ci regala pace interiore, forza, amore e saggezza. Mentre il sé minore possiamo farlo corrispondere all'ego, che possiamo meglio definire come un insieme di paure, desideri, pensieri, emozioni e comportamenti negativi. La predominanza dell'ego ci porta a considerare gli altri esseri umani e il mondo intero come una minaccia alla nostra esistenza, oppure come dei mezzi tramite i quali possiamo appagare i nostri bisogni, i nostri desideri egoici. Quindi questo sé minore ci allontana dalla conoscenza e ci porta a credere che tutto finisce dopo la morte, e quindi che tutto ciò che favorisce il nostro benessere immediato è di primaria importanza anche a discapito degli altri. La nostra personalità si sviluppa attraverso la continua interazione tra questi due sé. Quindi questi sono i due aspetti opposti della nostra coscienza, la coscienza Yang e la coscienza Yin. Il sé maggiore rappresenta l'unità e l'apertura nei confronti degli altri esseri umani e dell'intero universo. Il sé minore rappresenta la separazione, l'isolamento dagli altri e dalle forze universali, e ci porta a considerare l'apertura verso gli altri come una condizione di vulnerabilità. Quando ci viene a mancare il contatto con l'energia del sé maggiore, si prova una profonda insoddisfazione interiore. Qualunque cosa costruiamo, qualunque obiettivo raggiungiamo, qualunque gratificazione riceviamo dura pochissimo, dura un attimo. Giusto il tempo di ritornare in contatto con noi stessi e al posto della pace, della forza, dell'amore, della saggezza che vorremmo, compaiono irrequietezza, ansia, disagio interiore, paura, confusione e talvolta perfino odio. La consapevolezza di essere soli è la maggiore causa delle paure che porta all'ansia. Non c'è nulla che possa compensare questo vuoto, né il cibo, né il possesso, il denaro, la fama, le droghe o il potere. Ci danno solamente un momentaneo stato di falsa felicità, ma aumentano giorno per giorno la nostra solitudine e la nostra separazione dalle forze universali e dagli altri esseri umani. La paura e l'ansia nascono dalla consapevolezza che nel momento del bisogno non sappiamo a chi rivolgerci, e la solitudine fa paura a tutti. Quindi lo scopo di tutti i consigli che vi ho dato e di tutte le abitudini che dovremmo acquisire è quello di ritornare costantemente in contatto con il nostro vero sé, con questo sé maggiore, dove risiede la nostra parte più divina, la nostra parte animica e dove c'è proprio l'amore per noi stessi. E questo è ciò che ti auguro, ciò che vi auguro, imparare ad amarvi realmente. Bene. Se ti è piaciuto questo video e l'hai trovato utile, condividilo con persone che conosci che possono trarne beneficio. Ci vediamo nel prossimo. Al tuo benessere.